Bentornati all'appuntamento con Benchmark, e cioè lo spazio in cui facciamo sedere su una panchina i protagonisti dell'ecosistema di Torino Social Impact. Questa volta tocca a Mamazen, un'impresa particolare, intanto perché ha il nome che ricorda la meditazione Zen, che significa appunto avere consapevolezza. Consapevolezza in questo caso di essere un'azienda che interpreta l'impatto sociale però come una startup studio. 3.000 ore di addestramento, 50 sfide accettate, giusto per citare qualche numero, e poi soprattutto un metodo specifico di decisione aziendale che punta a considerare sempre nelle scelte importanti anche l'opinione della minoranza, non per assemblearismo, ma per poter rendere sempre al meglio l'impatto anche con le idee di tutti. Sono Farad, ho lanciato a Torino Mamazen nel 2017. Mamazen è uno startup studio. Perché ho lanciato uno startup studio? Ho lanciato uno startup studio perché volevo un'azienda che permettesse tramite le proprie risorse agli altri di realizzare i propri sogni. No? Il mio sogno era di aiutare gli altri a realizzare i propri sogni, e partendo da delle risorse condivise lo si può fare. Perché questa panchina? In realtà questa panchina, vabbè, mi ci sono trovato oggi per caso, ma la panchina mi piace molto perché è un luogo dove si fa yoga, quindi Mamazen è un'azienda che vuole essere zen, quindi questa panchina, devo dire, mi piace molto, mi ci trovo molto in questo spazio. E, impact perché? Perché secondo me il vero impatto non lo portano le idee, ma lo portano le persone. E quindi volevo creare un'azienda che desse la possibilità alle persone di scalare il proprio impatto, e non c'è niente di meglio che l'imprenditoria, che creare aziende per aiutare le persone a scalare il proprio impatto personale. Torino è una città che io amo molto, che ho imparato ad amare molto, anche se non è stata la mia prima città, perché a Torino è nato tutto. Torino è stata la prima capitale d'Italia, c'è nato il Salone del Libro. In realtà tutto parte da Torino, ma poi non rimane a Torino, stavolta rimarrà a Torino.